The Land of War. Civil War, Land. Land of War. Landini contro martelli. Andiamo più veloce del dovuto, visto che abbiamo una partita fantasma questa qua. Perché? Perché non hai visto la scorsa live? Sei una pessima No. persona. Io. Questa parte della scorsa live l'ho fatta andare, poi a un certo punto, per far vedere meglio la grafica a Federico, riparto tutto da zero. E utilizzando Streamlab non posso andare indietro nei video. Quindi quello che è era mercoledì di maggio. Intanto No, sono che andato a parte investire nella grafica. è? Bruno Davide. No. Aspetta, forse ho messo il video sbagliato, sai? Ah, No. metto quella giusta, non è un problema. Beh, è il destino che non vuole che questa partita si faccia. Ok. La metto in grafica bene. Le luci, Le le luci. grafiche. I sassi. Asci. Sì. Ma davvero Landini è del 90? Cazzo, me lo ricordo tipo 2 metri, poi. È 2 metri, sì. Ed è un ragazzino. No, ragazzino. Dai un po', dai. Abbiamo, racconta un po' le liste, dai Mirko, dai su, renditi utile. Stavo guardando un attimo. Cosa sono quelle carte di dalla parte di Federico? Vabbè, vedo cose. Vedo cose. Ho dovuto far ripartire tutta la partita. Abbiamo problemi col tablo. E il tablo. È il tablo. Vi raccontiamo intanto. Iniziamo dai miei amati scam. Lang ci propone Turkin Max con Zuccus, Fault Transponder Code, Engine Upgrade e Moldy Crew. La sempre verde Azash Ventress con Zamwessel, Heightened Perception, Fault Transponder Code e Shadowcaster. E una nave bellissima ma pochissimo, poco utilizzata. Capitan Nim con R4V11, all'upgrade, Fire Control System, Fearless e Havoc. Ho detto Una Capitan Nim senza bombe. bravissimo. Un imma particolare. Interessante. Sexy. Dall'altra parte abbiamo Tommaso Landini che gioca Impero questa volta. Con Quinto Fratello con Passive Sensor e Homing Missile per una combo sempre efficace, più o meno. Più o meno. Gideon Ask su un Interceptor con Predator, Pure Sabacc anche lui con Predator e Shield Upgrade, e il Tai Chabi pilotato da Rampage, pilota che non sapevo esistesse, con Intimidation, Tractor Beam e Maneuver Assist. MGK300 Obliteratore Rocco. MGK Pavissa. Esatto. Ok. Mentre ci guardiamo possiamo gustarci tutto il setup mentre aspettiamo Federico in Lando. Quindi ripeto, partita già messa in. Che abbiamo già intravisto. Ok, abbiamo una lista particolare da parte di Martelli con, come ho detto poco fa, un Nim senza bombe e un. Un Asajj fatta. Strano.
per sparare a 7, a PS7. E un Torkil, che è sempre un Torkil normale, come si gioca di solito, più o meno. D'altra parte, Landini gioca una lista qua, tutte e quattro, PS4. Yes, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Non devo colare nulla perché sono tranquillo, ok? Non vedevamo un Tai Chabi dal tempo dei tempi di Littandri. Sì, dei tempi di Partisotti, amante di Littandri più Sloan. Che qua uno di nostri ha rubato quello stile di lista, ma gli occhi lo gioca. Innamoratosi della lista di Partisotti. Era una lista bella. Sì. Partisotti usava Littandri, il Lambda, no, il Reaper con Sloan e tre Striker. Gli sta molto agile. È Molto, fastidiosa. molto pillo, molto pillo, 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 pillo. Tra Litan e Sloan veramente tanto fastidio. Sto sperando che ci mettiamo un attimo all'inizio per partire con questa partita. Partiamo Partiamo con questa partita. questa partita, partiamo tutti insieme. Chiudiamo questo weekend insieme a Milano al Clash. Commentare X-Wing insieme ai Defcon, avremo un tavolo noi e un tavolo loro, quindi avete la possibilità di vedere questo European Cup con due tavoli differenti, almeno potete fare zapping da una parte all'altra, e avete la possibilità di più giocatori di potersi riguardare per il futuro. O splittare lo schermo e Ho tenere. splittato lo schermo. Tra una parte e l'altra vi mostreremo comunque i tavoli, faremo in modo di vedere tutti i tavoli, quindi vedete gli abbinamenti che ci saranno tra un turno e l'altro, e cercheremo sempre di tenere aggiornata la classifica, così vi Yes. cercheremo di rendervi più partecipi possibili all'evento. Come se foste lì con noi. Anche domani sera cercheremo di andare in live per farvi festeggiare con noi la vittoria dei nostri giocatori al Mondiale a squadre. Po, 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 po. Bravo. Vittoria meritatissima, aggiungerei. Oh yes. Una Oh yeah! gran vittoria da parte dei nostri ragazzi. Sudata fino all'ultimo. Il che anno sportivo per la Che nostra Italia. hanno a prescindere per la nostra Italia, perché tra gli Eurocoso Europei, le Olimpiadi. e anche Eurovision con i Esatto. Måneskin. Che forti questi italiani. Anche se fun fact, X-Wing non potrebbe, credo, catalogarsi come e-sport perché ha una componente randomica che sono i dati. Non potrebbe categorizzarsi come eSport perché si basa su un gioco da tavolo. Cioè, è un gioco da tavolo effettivo. Anche e soprattutto. E un'altra cosa, per essere eSport dovrei avere un non so che di pagamento in soldi, premi in soldi. E essendo un brandizzato Star Wars non vuole che in nessun caso i loro giochi si abbinino a ciò che è denaro. Su quello di cui si sta parlando di gioco da tavolo, eh? Per esempio il gioco di navette, simulazione di navette, come si chiama? Squadron, invece ci sono dei tornei con premiazioni monetarie. Sì, diciamo che ci sono tanti fattori per cui Non è un e-sport. non è uno sport. Né uno sport. Né uno È uno sport. sport. È uno sport, uno dei nostri giocatori al Nazionale 2018, SOS 2018, si è infortunato con una tallonite. Giocando a X-Wing. Bellissimo.
Sì, questa è Iena. Siamo al posizionamento degli ostacoli. Perché voi siete capaci a farvi infortuni mentre giocate a calcio. Invece noi ci infortuniamo giocando X-Wing. Talloniti, oltretutto. E non è stata causata da una nave lanciata. Una nave epica lanciata sul pallone. Ok. Questa partita è fantasma, sta diventando una partita infinita. Adesso parte la colonna sonora della storia infinita. Esatto. Un cane drago. Il finale più atteso del finale dei libri di Martin. Ah, perché ci sarà un finale? No, non credo. Ok. Fra la fine di Berserk. Ah, che tasso dolente. Come altre tante altre opere giapponesi, purtroppo. Sì, vedevo un TikToker che parlava di tutte le opere giapponesi che devono finire, sono veramente tante. Mm-mm. E cioè alcuni sono dei capolavoroni, appunto Berserk. Sì, anche titoli un po' più complessi. C'era uno degli anni 60 che deve ancora essere finito. Mi raccontava. Non ricordo i nomi perché erano nomi giapponesi. Io non ho. Già non ricordo i nomi in italiano. Questo è quel posizionamento di Asashi alle gabbie. Sì, l'importante è che i due angolini tocchino ambedue i due bordi. È un trick. Sì, mi dirai anche perché no. TTS lo darebbe come errato in teoria. No, se superi la linea di 2 non ti dà non te lo segnala superi la linea TTS. Posizionamento non ti rompe le scatole. Intanto osserviamo il posizionamento di Tommaso e mette insieme Gideon, Pirsabba e Rampage da una parte del tavolo, Fifth Brother dall'altra. Fifth Brother e il Lando Martelli invece ci propone Asajj nell'angolo destro in alto del campo, lì vicino a Thorkill, e manca il capitano Nim, il Shur Nim, su quel suo aliante. Che carina, è bella come nave. La manta mi piace un sacco. Che nella 1 era sia scam che ribelle. Che fastidio. Altra nave che ha subito il trattamento di ingrossamento della vasetta. È vero. Insieme al Kimogila, o anche detto Camogli. Camogli, sì. Cosa che ha mandato in crisi i produttori di basette colorate che non hanno mai prodotto le basette. Che anche quello, cioè non lo so. Un business che gridava accoglimi. Allora, sono un sacco di business che la FG o chi per essi non ha mai colto. Come veramente le basette medie colorate che ne avrebbe vendute a stock. Io ne avrei comprate tutte io. Anche perché ho tutti i colori, oggettivamente, delle basette. Sì, esatto. E vabbè, i mazzi danni poi pian piano negli anni sono riusciti a farli. Le manovre le hanno fatte, ma sono veramente brutte. Non so se le avete prese, ma sono veramente brutte le manovre ufficiali. Mm-hmm. Insomma, poi... Comunque... dei token particolari, qualcosa di, cioè, dovrebbero sapere che noi nerd siamo spogli là. Bene, sì, però boh, è così. Non sono molti, comunque fanno della componentistica deluxe da vendere.
No, lo lasciano più a terzi a quanto pare. Preferiscono. Forse perché è un rischio di capitale, non lo so. Non saprei più dirlo. Ci stiamo provando adesso con i giochi da tavolo. Quindi i giochi da tavolo fanno la copertista dell'Axe, però non vedo che non è che venda così tanto. Perché rimane molta roba in magazzino. Però sai, quello è un ambito del Kickstarter, poi un pochino te la puoi gestire. Vabbè, quello sì. Però insomma, io immagino che un pacchettino da 10 scudi fichi. Promo. Però vedi, così tu togli quello che potrebbe essere un potenziale premio. E quindi la motivazione per andare a un torneo. Cioè, al massimo puoi vendere, non so che cosa ne so, boh, veramente. Mazzi danni, manovrine. Token già li terrei per i tornei, sinceramente. Beh, sì, ci sono i token, ma ci sono anche le carte. Però... Sì, sì, solo carte. Ci fai poco. Mi mancano i dadi, non ho più fatto i dadi. Beh, la sono stata più facendo le promo, ma quella è un'altra storia. Ah, sì, i dadi, sì. I dadi sono un mercato pazzesco. Vito sempre con le con osservazioni intelligenti. Io farei le navine di salame. Giochi, perditi, incazzi e te le mangi. Ne venderebbero un botto. E puoi fare dei token di salame. Sì, ma sono americani, cioè... Mettere la fetta di salame sulla basetta della... Che poi la chiamerebbero pepperoni ship. Perché, come per chi non lo sapesse, la pizza a peperoni in America è fatta col salame. Stilizzata. Eh no, perché c'è la marca peperoni, che era una marca di salami. Vieste di Satana. Ecco. E tu dici, ah cazzo, peperoni, voglio la pizza di peperoni. Tra i salami dice, che è questo? Ragazzi, partiamo ragazzi. Cattivi ragazzi. Dai, è forte, dai, è duro. Non nominare la pizza all'ananas, Vito. Non nominare. Ecco, mi metto sulla pizza sull'ananas. Certe ecco. Cose non si fanno e non si dicono. È come il pesto con le noci. Cioè, come fai a pensare? Ah, Vito, sì, preparati, visto che tu ci sei questo weekend. Io domani vado a prendere la focaccia e gli faccio fare una colazione come si deve. Con la focaccia mezza secca. Comunque io mi sono sentito dire da due signore, quindi non due ragazzine, non due bambine, che nella ricetta originale del pesto le noci ci vanno, sono sbiancate, sono tutto dentro. Che accento avevano? No, genovesi. Non è possibile. Ti giuro che avevano questa convinzione che secondo loro... Secondo me sono milanesi che si sono mascherate da genovesi. Succede spesso. Tanto vediamo quel Gideon che sta aggirando le difese. Pineapple, peperoni, pizza, quindi ananas e salame. Oh my gosh. Una roba riprovevole, mamma mia. Tanto Dito dice, vengo digiuno. No, vabbè, la sera mangi al mattino per asciugare la sbronza la sera prima, visto che festeggeremo la vittoria dell'XTC e saremo anche live, cercheremo di festeggiare con chi non c'è anche. E porterò la focaccia. Domani pomeriggio vado a prenderla. Spenderò un sacco di soldi, ragazzi, per la focaccia, quindi vogliatemi bene, sono ligure sempre. Che già dobbiamo venire in quello. Poi ecco, vi lasciamo i soldi degli alberghi. Oh, non è che con tutti quelli che lasciano loro a noi non sono mai abbastanza, e soprattutto dovete mandarci di senza. Allora, se la prima non c'è, Vito, allora sì, devi arrivare al mattino presto, digiuno, ti faccio fare colazione come si deve, recupero un cappuccino volante al volo apposta per te.
Per Diana. Mio figlio voleva venire a bere. Tuo figlio è una persona intelligente, l'ho sempre detto. Ma età del pargolo? 62 anni. Prima che debba preoccuparmi. Vabbè, in Italia 12 anni sei già svezzato. Se sei veneto ancora meno. Sei veneto ce l'hai, cioè quando esci dal grembo materno, per farti piangere non ti prendono a sberle, ma ti danno dello spritz fatto male. Se piangi sei un vero veneto. Se no vieni buttato in una fossa comune. Sì. So ti buttare nella laguna. Perché un bambino veneto invece che piange. Tanto non so se c'è qualche veneto che ci sta ascoltando. Mi raccontava un'amica che è stata a Venezia quest'estate. Mi raccontava che costa meno uno spritz che un caffè. Quindi ha senso bere lo spritz al posto del caffè. Se il prezzo è quello. Io quando sono stato in Veneto, non sono stato però, cioè sono stato a Venezia, ma è in gita scolastica 100 anni fa più o meno. Mi sono stupito di questa mia amica che ha ordinato tipo un macchiatone, che era concettualmente un latte macchiato e loro macchiatone. Sì. Cioè, siete veramente scemi. Deve essere un latte corretto. Un latte più. Latte più, tanta roba. Nel frattempo i due landi si studiano. Cioè, Tommaso che sta preparando un trappolone alle navi di Federico. It's a trap! Ma attenzione, c'è un target troppo da parte di Nim su Tintafastallo. E ci sarà anche quindi il primo fuoco, penso. In più vorrei ringraziare davanti a tutti il primo aspetta, Tado doppio hit crit, rirolla doppio crit, aspettiamo un attimo poi finisco il discorso. Doppio crit, doppio evade, quindi triple evade, quindi niente, e se ne stanno. No chiedo perdono, un danno su o fratello dicevi, corri. No, aspetta che si sta sparando. Oh, che poi mi dimentico le cose, non le segno, mi picchiate. E un danno anche lui. Non è stato minimamente utilizzato passive sense. No. Come si dice? Mi sono perso la parola. Stavi ringraziando? Sì, mi sono perso la parola. Volevo ringraziare il signor Vito che è stato il primo foresto a tipparci. Grazie Vito. Avete le voci stanchissime, sì, è stranaggiato difficile. Quest'oggi sto tutto il giorno tra un cliente e l'altro a pitturare i token per la live. Non ho ancora finito. Noi abbiamo giocato dal video. Perché dalla morte è difficile. Vattene. Diventa morta. E lì stai giocato, Vito. Ma stavi testando? Mi sono collegato ora. Chissà cosa starà giocando. No, sta giocando a lista che porterà questo weekend. Sì, non può dirla. Non dirci che lista giochi. Dici solo qua. Abbiamo giocato a casa mia. Dici quanto. Che risultato pensi di avere? Credo siano 6 partite. Perché siamo 87, sono 90. Quindi penso se per te ci siano.
Sì, infatti poi ho detto se stava testando e se la risposta era sì, no, sono orrati. Bene, bene, bene. Sei ottimista, pessimista, raccontaci. Con che spirito ti avvicini al torneo? Lista di Benna. Lista di Benna, bella. Lista di Benna, solido. Si avvicina con lo spirito alla grappa. Come? Lo spirito è l'alcol. Lo spirito della grappa. Dai, su. Prevedo un croccante 06. Dai, la lista ha delle possibilità. Delle possibilità. Vediamo. Un nostro giocatore dice sempre 02 drop mignotte. Non faccio nomi. Sarà un caso che lavori. Tipo giochiamo sotto un centro massa. No, c'è un centro massa cinese lì. C'era, credo sia. Ok. Preso. Non lo sapevo. Non ho un questo. Giardo. No, veramente non ho questo vezzo. In quella zona c'è il centro massaggi cinese, tipo una sede di Forza Italia. Ah, e c'è anche la chiesa ecclesiastica, quella. Quella di. Di Gesuiti. Pensate che bel quartiere del campo. Sì, c'è un po' un mix. E dire che è in pieno centro a Genova. Le mani annullano la lista, io non droppo mai. Mamma mia, che vero uomo! Mamma vero mia! Uomo. E il Vito Caliente. E il Vito Caliente. Avrai la focaccia di Metti. Te lo meriti. John Gideon che minaccia da vicinissimo le navi di Lando. Scusa, ora io rivelo tutta la mia ignoranza. Dimmi. Ma non c'era un giocatore che faceva proprio Lando di Landini? Io ero sicuro di ricordare, chiedermi perché, perché non lo so. E ci fosse un giocatore di cognome che facesse proprio Lando. No, Landini che... E che venisse da lì la guerra lì. No. Mi dispiace, Mirko. Non volevo romperti il sogno. Ma cool, io avevo un sogno. Lista Tommaso è fantastica, sì, concordo. Con tutta la lista che, se non ricordo male, voleva portare Zara al primo torneo che abbiamo organizzato, che poi ha mollato perché non gli andava internet. Mm-hmm. Ed era la stessa lista, se non ricordo male. Non c'era Gideon Ask, forse, perché non era ancora uscito. Un Gideon. Quanti PS4, scusate. E qui tuo figlio invece cosa porta, Vito? Il vino. Il vino. Sì, perché con la focaccia ci sta bene il vino, via. Ma quello lo fa solo i vecchi alcolizzati. Vabbè. Va bene. No, lo fanno i vecchi alcolizzati o quelli che vogliono fare tipo gli appetitivi un po'. Vabbè, sì. In riviera sono i foresti che fanno così. Sulla focaccia e l'aperitivo ci metti sempre più pesto forte su le pastiglie. Per il post Bornia. Maledetti giovani. Solo Xanax. Okay. Mi piace il critico. Prende un crit sul Chubby. Ah, non si può dire Chubby. Non si può dire il Chubby. No. Sul Taivi, sì. Mi dissocio, come si dice, non lo so. È stato lui. È stato lui. Avevo un copione da studio e l'ho copiato male. Vito gioca 3 arc con... e un Jedi.
che eroe. Il nostro eroe proprio. Tra l'altro Temo sarà uno dei pochi rappresentanti da... Pensavo di sì. Dai Edo, faccio un tipo per te. Ci vogliamo al tavolo 1 o al tavolo 2? Devi essere registrato. Per tenere l'altra Repubblica. Due danni su Torkil. No, su Torkil, sì. Se ci fosse al primo turno andarvi dei mazzotti. Spero non capiti, sennò Vito schiuma. Evade, nulla di fatto. Io verrò messo su un tavolo di Malexis Protocol. Gran bel giochino, mamma mia. Magari io delle Avenger ce la faccio. Fuoco di... Nessuno. Torno in cui hanno sparato, ma ci sono state difese. Pochi fuoco, pochi danni. 27 minuti abbondanti. 27 minutes. 27. Però ora punteggio in perfetto equilibrio sullo 0-0. Due scudi in meno per Tolkien, due scudi in meno per Nim, ma nel contempo dall'altra parte abbiamo perso uno scudo dal quinto fratello. Pronti a organizzarsi per il turno successivo. Dopo questo live qua mi toccheranno altri 80 token da pitturare. No, 40 token, scusa. Io dai, allora, sempre. Voglio piangere. Forte. Molto forte. E devo ancora preparare le valigie per la vacanza, quindi deve essere bello. Ma perché vai anche in vacanza? Sì. Questo weekend sono lì a commentare, poi lunedì si parte aereo e si va a Disneyland. Wow, yeah. Ci porti la figlia. Porto la figlia, sì. Da buon ligure soffro già tutti i soldi che andrò a spendere in Francia. Me l'ha detto i francesi. Ma era già da buon ligure tutti i soldi che spenderò. Ma in Francia, appunto. Allora, in Francia ho cercato un albergo con la colazione compresa, non esiste. Cazzo di francesi. Ovviamente albergo a Disney. Albergo a Disneyland non è compresa colazione e ho dovuto vendere due primogeniti con due consorti diverse che creerò la seconda. No, non ho una figlia, la mia fidanzata che è mia figlia. È come se avessi una figlia. La conoscerai questo weekend, Vito. Per cortesia, falle mettere i documenti dove non può scordarli. Lo dico per la tua sanità. Sì. Ma tanto sono fatti suoi, nel senso, la sua vacanza per il suo compleanno, quindi... Perché la mia fidanzata ai miei 30 anni si è dimenticato i documenti, stavamo partendo per Fuerteventura e niente. La conosco già. Come fai a conoscerla, Vito? Come fai a conoscerla? Ah, da FB, vabbè, ho capito che sei uno stalker, però... Bravo Vito, stalker. Un conto è stalkerare, un conto è conoscere realmente.
non equivocare. Ma a me non mi interessa, a me basta che pagate, ragazzi. Non è che qua cose gratis. Ma vi giocherà il torneo? Sì, sì, sì. Una lista giocata 7 volte. Però ho imparato la cosa più importante di First Blood. Bustate. No, ma ho detto, manovra un sacco bene. Mm-hmm. Giocasse, sarebbe anche molto brava. La prima partita, quella che ho fatto contro di me, è stata brava. Storker una sigla, la foto l'hai messa tu oggi. Sì, 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 Vito, nasconditi dove le foto altrui. Ma guarda, Teo. Amici, amici, poi ti stalkerano la ti stalkerano la bici, ma cosa? Ma... Con tutto, la maglietta della mia fidanzata doveva avere la V di Vidi per vendetta, ma il tipo ha sbagliato, ha messo la V normale. Delle stamperie. Boom! Con Rampage che avanza fortissimo in mezzo agli asteroidi. Ho tutto al critico non analizzato, niente. Barre roll. Rampage. Rampage è tutto adesso un vuoto, cosa fa? Rampage dice, con esegui una manovra 3-4 puoi scegliere una nave nel tuo... arco mobile a 0-1, se lo fai, quella nave prende uno strain. O due strain se tu sei danneggiato. Carina come può. Devi andare molto lungo, però sì. Intimidation track. Carino, carino. Shaxi. Se ti si avvicina ti fa un po'. Ventun minuti alla fine. Ta 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 ta. Tu oggi usato. Dica. No, guardavo le manovre. Come si stava mettendo la partita. Tu oggi ho aerografato tutte i token da portare. Mm-hmm. E ho la gola distrutta dai solventi maledetti. Non c'ho più il fisico. Dalla troca. E ti aspettano 2 giorni e commento. Sì. Partiamo bene, partiamo. Dai. Dai è forte, dai è duro. Giovedì 2 oggi. Ok. Ancora per poco. Torna indietro con il buon Nim per avere fuoco. Attivato passive col fratello. Fuoco di Nim. Guarda, capito. Su Rampage. Peccato per l'occhio. Ma Rampage è fortissimo, evade tutto.
Asage. Parte Asage sempre su Rampage. Distanza 3. 3 dentro. Sì, questa volta ci credo di più. Just one evade. 2 dentro su Rampage. Mi piace la scaramanzia del land di girare prima tutti i dadi sul posto. Sì. E poi tirare. Target su Torkil per il passive sensor del quinto fratello. Pur Sabak, che direi che spara su fratello Nu, su Torkil. No, ha sparato, niente, non ha fatto. Ok, perfetto, tocca a Torkil. Che va su quinto fratello. Ricordiamo che ha uno scudo e 2 vite. Niente, non ci ha creduto abbastanza. Però il target, quindi lo spende, fa hit crit. Ci ha creduto molto di più. E un fratello. Spende 2 forze, direi. Rischia grosso. Sì. Senza forze. Vedi che c'è pure Sabak, todissimo. Op, tira, fa doppio colpito, c'ha l'occhio, può spenderlo. Non lo spende. Doppio evade, nulla di fatto. Oh, bello. Scusa, prendiamo un attimo un po' d'acqua, devo subito. 17 minuti alla fine, non chiudi ancora in pace. Ma abbiamo un Page vicino ad essere smezzato. Fifth Brother vicino ad essere smezzato. Per il primo uno scafo mancante, per il quinto fratello invece uno scudo. E Torkil vicino ad essere smezzato per Lando, ma con dannino. Partita in equilibrio, giocata bene, mosse si sono mossi bene, due. C'è ancora un fuoco. Rieccolo. Buon salve Matti. Ti sei perso l'attivazione di Zem che ha smizzato Rampi. Quindi ha fatto altre 2-3 danni. Sì. Ne ha 4-5. 30 punti per Landini. Praticamente grazie a quello poi ha utilizzato Torkil e ha tractorizzato Rampage. Ramposa. Ok, 15 minuti alla fine della guerra di Lando. The Lando War. Marti, credo che tu abbia tolto le vite a Nimma, sai? Sure. Upsie. Povera, team ne ha 6 e 4. Invece Rampage che ha 2. Ora il punteggio è corretto. Ed è 24 per Federico e 0 per Tommaso. Chiedo perdono. Non ti perdono. Non ti perdono.
Ora per farti perdonare devi dipingere altri 80 tu. No, voglio morire, te lo giuro. Maledetto me che ho queste cazzo di idee. Vedrai che ti verrai ripagato di questa. Questa accusa. Tu ripagare di questo cos'me? O no? Ok, parte il turno, si muove Torchi. E busta, grande. Fa valere il suo engine upgrade. Dai. Asagi Pump finisce su un asteroide. E si prende il danno. Yeah! Masage. Uno scutino. Lo sfrutta per parare un colpo. Aievi che continua dritto sull'asteroide. Sì, perché aveva lo ione. Niente di fatto, nessun danno. Olivia ha ancora 3-2 vite, quindi volendo può essere esploso, diciamo. Tutta la scorsa partita tra i due landini vinse Tommaso, tra i due lando. Ci sono anche dei precedenti. Sì, è già sta fatta. Vediamo in questa partita chi dei due avrà la meglio. Se questa volta il signor Martelli riuscirà a rompere il suo avversario, a battergli quasi uno omonimo. O invece Landini riuscirà di nuovo a vincere contro il Martelli. Ok. Che caos in mezzo. Sono tutti incasinati, tutti picchiati uno contro l'altro. Sembra un parcheggio brutto. Tra Gideon Ask si sfrega le mani contro Asagi. E anche Pure Sabak. Non vorrei essere in Asagi. Concordo. Fuoco da Nim su Gideon. Nim su Rampage, quindi su 3 dentro con le roll per far contro il sistema e via. Rampage ci saluta. Yes. Ciao Taievi. 48 punti per Martelli, 3 navi in campo a testa. Martelli con Torquil Max con 3 vite, Asage full, Nim full, dall'altra parte abbiamo Tommaso Landini con Quinto Fratello con uno scudo di meno, Gideon Ask full e Pursabak full. Ha tirato 5 dadi per Sabak. Sì, perché a distanza 1. Speso 1 forza per Asage. Gira Zem. E carico energia. Il momento di Gideon. Gideon! No, quinto fratello. Che ci provoca Comisla.
Invece no. Prossimo turno, abbiamo 9 minuti alla fine. Ricordiamo che le partite sono velocizzate. Danno sì, su. No, ho usato homing missile. E sparato. Quinto fratello ha sparato su Torkil, che ha preferito prendersi danno automatico, quindi va a 30 punti Talandini e 40 Talando. Spara Torkil Max su Pursavac, ma nulla, anzi spende occhio e fa un colpito e niente, Pursavac prende, no, all'occhietto, pardon, l'archite senza i... E la Madonna! Tre colpiti. Tre colpiti. Occhio. Uno. Due. Sei punti vita per Asajj. Non le hai tolto lo scudo. Scusate. Stasera sono un po' cotto. Ci sto. 8 minuti alla fine, quindi presumo un po' di... Due turni, indicativamente. Punteggio abbastanza vicino. Lando a 48, Lando a 30. Oh! Magico! Come a Roma. Torno pronto, un pizzo. Sta un casino. Questo qua è difficile più che altro per ambe due in questo momento far punti. Sì. C'è comunque un il casino tra Pur Sabbath, Gideon, Zagenin. Sì. Io ci sono Quinto Fratello e Torchi che sono messi abbastanza bene, sono tranquilli. Il restante è tutto lì incasinato. Tra l'avversario e comunque nubi o asteroidi che siano. Cioè asteroidi. Tommaso è messo bene perché Quinto Fratello può sistemarsi a dovere, ma Torchi sa da fronteggiarlo. Sì. A cercare lo scontro. Morì. Ci provo. Whoop, asteroide per Asajj, ma cerca di rompere il fratello. Quindi osa e perde una vita. Vicino ad essere smezzato. Portando 69 punti a Landini e rimanendo 48 martelli. Porta il vantaggio questo detrito, che questo asteroide che porta via un danno a Asajj. Maledetto. Asteroidi che costano cari. Di brutto. Parte Gideon che bampa direttamente. No, scusatemi, è pure Savak che bampa direttamente su Nim. Il fratello che va verso la gola. Torkil, sì. Vediamo che azione vuole fare il riposizionamento. Se vuole fare qualcosa. E op evade. Sempre indeciso. IP. Ok, ha deciso di mettersi dietro la nube. Il mostro saggio. Con occhio e stress. Anche perché se per caso fosse finito le grinfie di Asajj che è pronto a trattorizzare. Vabbè, sì. Parte Asajj sparando sul fratello.
Bello fratello. Bello fratello. Due colpiti. Ma lui schiva fortissimo. La forza è con lui, lui tutt'uno con la forza. Ok. Fratello rischio tractor, sì. Ma schiva tutto, fratello. Lui puote. E risponde. Propone... Gira Zem. Fuoco, 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 tre dadi con critit occhio, media perfetta, un poco più alta. Giù lo scudo per il fratello, quindi si porta a 73 punti martelli. Partita che sarà decisa all'ultimissimo turno. Sì. Tirata al cazzo. Bella, bella, ci piace. Come una guerra di questo calibro. La nostra battaglia sarà leggenda. Leggendario. La tensione è all'estero. 4 punti tra i giocatori. Ok, un momento gioco. Vedo già il D al 7. Martelli non sa ancora. Anche perché abbiamo, allora, basta far pochissimo per ambedue le parti, perché c'è un ask facile da rompere, un fratello che è lì. Di Landini. A parte Torchi, le cose morte, cioè. Sì. Un bel fuoco incrociato qui, 5 vite. Sì. Potrebbe dare una mano. Però che altro, stai togliendo Torchi, le rimani vivo, le porta a casa. Meglio che niente, si dice dalle nostre parti, meglio di niente. Manca solo l'ultima nave che è Nim. Ripronta al bump. Zem scelto. Parte Torchi l'avanti, fa occhio, se l'è stressato. Ultimo turno decisivo. Nice and easy. Nice and easy. Asage su Detrit, su Nube. Un colpito. Strain. Fratello anch'esso su Nube. Bampa su Asage. Strain. Ouch. Avanza pur Sabak, va oltre Torkil, deve scappare. Oh, 4-4, Gideon si avvicina. Eh sì, anche perché questo è l'ultimo turno. Devi cercare di fare i più punti possibili. I Landini per portarsi su. E Nim cerca di vedere qualcuno da distante. Diemo non vedrà nessuno. Zanzara malefica. Maledetta, però non ci torna la notte. Le zanzare ninja, io
cioè, spariscono dalla vista. La guardia a un certo punto svanisce. Nim spara da distanza siderale. E infatti, nulla di fatto. Usa il target lock. E fa male. Crit hit. Ma... doppio evade. Gion. Con occhio. Ha sbagliato, aveva tirato un dado in più. Entra un critico. Sì. Il critico ha... non lo sapremo mai. No. Esagio su chi? Su chi? Così la finisce. O almeno lo smetto. Ci sono. Le forze cariche non si vedono. Sta decidendo se spendere in attacco o tenersi a difesa. Invece ne spende una. Hit crit e hit crit pagati. Giusti, giusti. 123 punti per Lando Martelli e 69 punti per Landini. Ok, spara Guido per l'iniziativa. E tra dentro a Asage. Che rimane a 2 punti vita. E niente, ce lo rompe. Come? Perché ho messo io dei danni in meno, perché non vedevo quante carte c'erano sopra. Non ho perse nei turni passati. Quindi 123 per lui. 108 per Landini. Oh, hit crit per Torkil. Hit crit per Torkil. Evade, grazie all'occhio. Mi passa un crit, c'è il reroll. Guarda una vita, Torchi. Accidenti, però non può morire perché non può fare attacchi Landini su Martelli, quindi la partita finisce così, oggettivamente. No, devo ancora sparare Torchi. Non lo ha appena fatto. Ah, l'ha appena fatto, vero, sì. Finisce così la partita, 108 punti per Landini, 123 punti per Lando Martelli.